Live Social. E ci siamo nuovamente insieme qui a Live Social Radio Roma Capitale. Sono in compagnia di uno scrittore e parleremo di lui, di come è nata la sua passione, il suo amore per la scrittura e soprattutto dei suoi due libri. Uno è L'inverno del pesco in fiore, ma soprattutto della sua ultima uscita, il libro intitolato L'ultimo approdo di Caravaggio e della mostra legata a tutto, al mondo di Caravaggio in generale. Affronteremo il tutto assieme al nostro ospite, ossia con lo scrittore Marco Milani. Benvenuto, ciao Marco. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti quanti. Grazie di essere qui, un saluto a tutti. Dunque, nulla accade a caso, no? Nella vita. Come è nata la tua passione per la scrittura? La passione c'è stata fin da piccolo, fin dalle scuole elementari, dove scrissi il mio primo romanzo. Poi ho continuato a scrivere semplicemente per pura passione, senza neanche proporle alle case editrici. Quando più di qualcuno mi ha detto Marco, ma sono talmente belli che dovresti provare, ci ho provato con L'inverno del pesco in fiore ed è uscito fuori un grande libro che sta vendendo a distanza di anni dalla sua uscita. Ecco, ed è bello, insomma, interessante soffermarsi su questo. Andiamo a parlare dei due libri, appunto, no? L'inverno del pesco in fiore e anche dell'ultimo approdo di Caravaggio. Di cosa parla il primo? Allora, entrambi sono dei romanzi storici, hanno tutti i crismi del romanzo storico. Il primo è una saga familiare che attraversa un secolo di storia e procede su tre piani paralleli. La microstoria, quella che succede all'interno di una famiglia, proprio di Ladispoli, proprietari terrieri, dove c'è il padrone, il nonno, che è il patriarca che tiene sì. Famiglia e terre con il pugno di ferro. E noi accanto a questi personaggi, all'interno di questa famiglia, attraversiamo un secolo di storia, per cui Prima Guerra Mondiale, crisi economica, fascismo, Seconda Guerra Mondiale, e viviamo le tensioni, gli amori, gli odi, le morti, i matrimoni e soprattutto ciò che riguarda anche le nostre famiglie, ma questo lo facciamo nell'arco di un secolo. E i personaggi si trovano a vivere, ad incontrare anche personaggi realmente vissuti, a partecipare ad eventi realmente accaduti, e quindi è bello anche per questo. Praticamente il lettore è all'interno di questa famiglia e vive con loro. Certo, e questo è davvero molto molto importante ed è fondamentale, insomma, senza troppo svelare chiaramente da bravo scrittore quale sei, no? Direi, insomma, sei conosciuto e hai un seguito, chissà in ascolto ci sia già qualcuno che ti conosce e tanti piacevolmente se ne aggiungono, sei stato magistrale un po' nel tracciare il contenuto, senza troppo svelare, perché però la bellezza dello scoprire sta anche a noi, del toccare con mano. Ma L'ultimo approdo di Caravaggio invece è la tua ultima fatica, un libro, insomma, uscito non sta per uscire, diciamo, è no? Uscito distribuito adesso a dicembre. Ecco, è uscito a dicembre, quindi è fresco di uscita. Di cosa parla? Ovviamente al centro dell'attenzione, aggiungo io piccola anticipazione, un personaggio controverso che nella sua vita è stato un artista con la maiuscola, ci ha regalato delle opere sensazionali, ma ci sono anche dei lati oscuri nella sua vita. Certamente, lo conosci bene Riccardo. La voglia di scrivere questo libro è nata quando c'è stata, come dire, il riconoscimento unanime da parte di tutti gli storici, con a capo il professore, il compianto professor Pacelli della Federico II di Napoli, che hanno, come dire, ufficialmente attestato che l'ultimo approdo del Caravaggio prima di morire fu a Palo, al castello di Palo degli Orsini, dell'odierna Ladispoli. Per cui, essendo io ladispolano, mi sono, come dire, infervorato. Ho cominciato a studiare, ad approfondire e ho raccolto tanti documenti, alcuni inediti, alcuni mi sono dovuto appoggiare ai grandi studiosi e quindi alle teorie più affermate. E in questo libro racconto l'ultimo viaggio del Caravaggio, gli ultimi 6 giorni, quando parte da Chiaia, da Napoli, su una feluca messa a disposizione dalla Marchesa Costanza Colonna, e raggiunge Palo, appunto il castello degli Orsini dell'odierna Ladispoli. Dopodiché se ne perdono le tracce. Durante questo viaggio di 6 giorni, Riccardo, il lettore è sulla feluca assieme al Caravaggio e lo sente raccontare tutti gli episodi della sua vita, che, come ben dicevi tu, è stata, diciamo, movimentata, ecco, diciamo così. Dal punto di vista artistico invece ha sconvolto completamente i canoni. A quel tempo era affermato il cosiddetto manierismo. Lui stravolge tutto dal punto di vista della prospettiva, dei colori, dei modelli, perché lui utilizzava prostitute e popolani come propri modelli, e ha veramente sconvolto quelli che erano i canoni tradizionali della pittura. Ecco, insomma, è interessante, su questo ci sono, sulla vita del Caravaggio potremmo stare veramente non so quanto tempo a dibattere, a raccontare aneddoti, perché insomma era un personaggio anche molto irruento, no?
si raccontano un po' aneddoti della sua vita. Chi ha studiato veramente, ha studiato su di lui come te, lo sa. Però, come tutti i grandi geni artisti, un po' c'era anche questo seme della follia, possiamo dire, perché da grande genio qual era, insomma, aveva una personalità eccentrica e bizzarra. Assolutamente sì. Probabilmente i primi anni di vita passata a Roma, dove arrivò poi nel 1606, nel maggio del 1606, ad uccidere Ranuccio Tomassoni, che cambia totalmente la sua vita, perché da quel momento diventa un fuggiasco ricercato. Ma fino a quel momento probabilmente lui sentiva in sé il DNA, come dire, le stigmate del genio, perché lo era, ma non essendo ancora riconosciuto unanimemente e avendo molti nemici, forse soffriva di questo. Sicuramente era un attaccabrighe, sicuramente aveva un carattere fumino e spesso, come saprai, girava con la spada, anche se era vietato, e non esitava ad usarla. Sono rimasti famosi le sue aggressioni al notaio Pascolone, che era andato a rimproverarlo per la sua liaison con Lena, la sua modella e prostituta preferita. E ne potrei raccontare tanti di questi aneddoti, perché veramente ne ha combinati. Assolutamente. Di tutti i colori. Ecco, adesso uno spunto prezioso, no? Prima di evolvere e giungere quasi in conclusione, l'opera, secondo te, il dipinto più rappresentativo di Caravaggio, no? Il momento in cui ha raggiunto la sua massima espressione, io ce l'ho, poi ci confrontiamo, perché questo ci porta poi direttamente a parlare della mostra, sì, in breve, legata a lui. È vero. Beh, guarda, non è uno, come dire, il dipinto che dà la svolta alla sua carriera. Io citerei il Trittico di San Luigi dei Francesi, anche perché all'interno c'è la Vocazione di San Matteo, che è il mio dipinto preferito del Caravaggio. Sì. E perché quello, diciamo, ha segnato un po' il cambio di marcia, in quanto lui si era arrangiato fino a quel tempo lavorando presso le botteghe degli artisti già affermati, non era soddisfatto di questa sua vita. Poi incontrò il Cardinal del Monte, che riconobbe in lui il genio, lo invitò, lo ospitò a Palazzo Madama, quello che oggi è il Senato, sì, e praticamente gli mise a disposizione uno studio, senza contare che gli procurò parecchie commissioni, una tra queste quella di Mathieu, un francese che aveva acquistato una cappella a San Luigi dei Francesi, e fu incaricato di dipingere tre grandi dipinti che ancora oggi possiamo vedere a San Luigi dei Francesi. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata. Ecco, uno dei miei preferiti è la canestra di frutta. E poi, se non sbaglio, quei personaggi che sono chiusi in quella stanza dove c'è quella finestra con quella linea d'ombra perfetta, la Vocazione di San Matteo. Il mio quadro preferito. Ecco, io credo lì il Caravaggio, la canestra di frutta, la Vocazione di San Matteo ha raggiunto la sua massima espressione, perché veramente è realista. Il Caravaggio era davvero un realista, era impressionante, soprattutto il toccare i frutti, cioè una cosa che è difficile da spiegare a parole, no? Nella canestra di frutta è più facile emozionarsi e guardare l'opera dal vivo, come la Vocazione di San Matteo e non solo, anche altre. Ma arrivando in conclusione, parliamo brevemente, diamo una traccia di questa mostra legata al Caravaggio. Sì, perché l'idea di questo libro mi è venuta in macchina mentre accompagnavo ad Ariccia il grande maestro Guido Venanzoni, perché stavamo preparando la sua mostra di quadri a Palazzo Chigi ad Ariccia, mostra di quadri che riguarda la vita del Caravaggio. Infatti, su spunto di Vittorio Sgarbi, il maestro Venanzoni ha dipinto al momento 12 opere originali che ripercorrono i momenti salienti della vita del Caravaggio, per cui l'arrivo a Roma, prima ancora a studio di Simone Petersano, l'arrivo a Roma, la sua vita nelle taverne, certo, lo scontro con Ranuccio Tomassoni, e poi tanti altri eventi come la guada al Cerriglio, la fuga da Malta. Ecco, tra l'altro, la fuga da Malta è il quadro che abbiamo utilizzato come copertina. Ecco. E stiamo girando l'Italia, cercheremo di andare in tutte le città dove c'è stato, dove è passato il Caravaggio. Ecco. Ultima è stata Zagarolo. Ah, dove non lo sapevo questo. Abbiamo concordato la mostra che ci sarà adesso a settembre. È passato anche di lì. Sì, pensa, sì, sì. Appena uccise, ecco, Ranuccio Tomassoni, la prima tappa fu presa dalla famiglia Colonna per difenderlo e fu portata a Zagarolo. Ecco. Bisogna immaginare com'era nel 1600, quegli anni lì, insomma, Zagarolo. Sicuramente c'erano delle tracce, le tracce più antiche, c'erano dei palazzi già, delle strutture, ma poi tanto è cambiata la conformazione urbana.
che dire. Io ti ringrazio di essere stato nostro ospite e di aver anche approfondito assieme a noi la figura del grande Michelangelo Merisi. Ce n'è stato solo uno, ricordate Caravaggio, non ce ne saranno mai più geni come altri. Io ti ringrazio davvero, abbiamo detto secondo me quanto basta, il giusto, il resto lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, toccare con mano. Grazie di essere stato nostro ospite, torna a trovarci quando vuoi e nell'augurarti il meglio, Marco, passiamo subito a ricapitolare i contatti. Marco Milani, scrittore, abbiamo la zona di riferimento, va bene, la Dispoli, il 339-40-53-262 è il numero di cellulare. Marco Milani è la pagina Facebook, Marco Milani 66 profilo Instagram, pagine queste sempre aggiornate nei contenuti, mettete tanti like e condividete. milanimarco.it è il sito web da sfogliare anch'esso nelle pagine interne a partire dalla home page, e marcomilani66@gmail.com è l'indirizzo mail. Un saluto ancora a Marco Milani, un saluto a tutti, grazie. Grazie Riccardo, arrivederci a tutti quanti. Rimanete con noi, Live Social, Radio Roma Capitale. Live Social.